Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio al Codico 65, come alle mie spalle, della pagina Facebook Aquila Scoop e di tutti i canali e le piattaforme dove siamo presenti con il nostro progetto Figlio al Codico 65 Aquila Scoop. Di cosa andiamo a parlare sempre? E sicuramente non può passare sotto traccia, come mi piace dire, amici miei, l'intervista che questa mattina ha rilasciato al Corriere della Sera online Vladimir Lussuria, sparando fango su Meset e su Piersilio, dopo il clamoroso, anzi super clamoroso, storico flop di ascolti dell'Isola dei Famosi. Non era mai successo che un reality prodotto da Mediaset facesse un numero così basso di telespettatori durante una puntata. È successo ieri, ma vogliamo dire, le situazioni sono tanti e tali che andiamo adesso a sviscerare nel video. Intanto Vladimir Lussuria dice: flop di ascolti dell'Isola, tutta colpa di qualcuno che sta lassù, che sta in alto. A questo punto meglio chiudere. Sicuramente chi sta lassù? Sta lassù il capo, cioè l'amministratore delegato di Meset è per Silvio Berlusconi. È evidente che ce l'abbia con Silvio Berlusconi, perché proprio per Silvio Berlusconi, proprio qualche giorno fa, ha detto che non vede l'ora di chiudere l'Isola dei Famosi, visti gli evidenti cali di ascolti che sta avendo questo programma. Intanto cogliamo l'occasione, visto che andava in onda l'Isola, per fare i migliori auguri, i più grandi, lo faccio anche dico, Juventino, al successo storico, sicuramente dove mi sono anche scappate le lacrime, soprattutto sul terzo gol di Lukman, dell'Atalanta, la Dea, che vince la Europa League battendo la squadra, secondo me, più forte del mondo adesso, insieme alla Manchester City, vuol dire il Bayer Leverkusen, per 3-0. Immaginate che i tedeschi quest'anno non avevano mai perso e in 51 partite avevano fatto 42 vittorie e 9 pareggi. E ieri sono stati massacrati dall'Atalanta di mister Gasperini e della famiglia Percassi. Tripletta di Lukman, è il primo calciatore africano a fare una tripletta nella storia di tutte le coppe europee che si svolgono appunto in Europa, di calcio che si svolgono in Europa. Mai nessuno, nessun altro è riuscito nell'impresa di Lukman. Un gol più bello dell'altro poi, soprattutto il terzo è stato qualcosa che io da ex calciatore, ripeto, mi sono scappate le lacrime. È chiaro che ieri, per quanto riguarda l'Isola, c'è stata la clamorosa eliminazione, che la davano come una delle ipotetiche vincitrici, di Greta Zuccarello, super raccomandata di Sonia Bruganelli, una delle opinioniste, insieme a Dario Maltese. Infatti lì forse è stato qualcosa che non è andato con il televoto, secondo me. Vediamo comunque, amici miei, gli share che ci sono stati ieri e poi andiamo a vedere questa intervista che ha fatto Vladimir Lussuria su Mediaset e in particolar modo, secondo me, la persona che sta in alto è diretta a Pier Silvio Berlusconi. Allora, immaginate Rai 1, quindi la finale di Europa League fra Atalanta e Bayer Leverkusen, ha registrato 6.350.000 telespettatori, pari al 30,16% di share, quindi 7 milioni di persone, 6 milioni e mezzo di persone hanno visto la partita e giocava l'Atalanta, quindi l'Atalanta che è un patrimonio nazionale, non è solamente la squadra di Bergamo, ma ieri ha fatto sognare tutta l'Italia. Questo è lo sport che a me piace. Canale 5, poi andiamo a vedere tutte le altre reti. Canale 5, l'Isola dei Famosi con Vladimir Lussuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Amici miei, ha registrato solo 1.670.000 telespettatori, pari al 12% di share. Neanche il Grande Fratello di quest'anno, che è stata un'edizione pessima, credo la più brutta mai fatta del Grande Fratello, voglio dire, in 24 edizioni è stata la più brutta di tutte. Il Grande Fratello faceva almeno il 14, il 13, il 15, il 16, questo è il 12%, ovviamente non l'ha vista nessuno.
Ma andiamo a vedere un attimo cosa c'era sulle altre reti. Per renderci conto, è vero che sono gli appassionati di calcio, quindi c'era 6 milioni e 400 mila persone che hanno guardato la finale di calcio, come è giusto che sia. Ma vediamo che cosa c'è e poi vediamo le prospettive che appunto ci potrebbero essere dal 9. E secondo me non sono così, secondo me, gloriose come loro pensano. Allora, su Rai 2 c'era Delitti in Paradiso, ha fatto 1.330.000 spettatori, pari a un 6,22% di share. Rai 3 ha fatto lo storico Chi l'ha visto va sempre bene, ha fatto 1.713.000 spettatori, quindi superando addirittura Chi l'ha visto, ha superato L'isola dei famosi. Chi l'ha visto con 1.713.000 spettatori contro 1.680.000 spettatori dell'isola è stato il più visto dell'isola e costa 100 volte di meno dell'isola, 100 volte di meno, con il 10% di share, questo riguardo la Rai praticamente, no? Poi Italia 1, Il principe cerca figlio, quindi era un film, 1.450.000 spettatori, il 7,50 di share. Rete 4, c'era quel Pazzariello di Mario Giordano, Fuori dal coro, 770.000 telespettatori, 5% di share, diciamo che è andato piuttosto malino. TV 8, Attacco al potere, Olympus Has Fallen, film, 346.000 spettatori, 1,81% di share, praticamente non l'ha visto nessuno. Il 9, dove quanto si parla, tutti andiamo sul 9. Intanto per andare su 9 bisogna avere il coraggio, perché se sono questi i numeri bisogna davvero ripartire da zero. In 9 c'era un film molto bello dall'altro con Ben Affleck, L'amore bugiardo, Gone Girl, ha fatto solamente 247.000 telespettatori, pari all'1,53% di share, non l'ha visto nessuno. Adesso vediamo la 7, dove tutti parlano, questi comunisti parlano, fanno, guarda, la 7, Ricorda Capace. Era Capaci, praticamente era un film sulla scorta di Falcone, quindi era un film molto bello, sicuramente che andava visto perché si parlava delle persone uccise dalla famosa bomba a Capaci, quindi la scorta del magistrato Falcone, e quindi l'ha visto solamente 714.000 telespettatori, pari al 3,3% di share. Immaginate che la 7, il 9 e l'8 insieme fanno Rete 2, quindi tre canali diversi, quindi che potrebbero essere prossimo futuro, pare imminente, tutti della stessa madre, vale a dire Warner Bros. Discovery, hanno fatto tutti e tre insieme quanto ieri ha fatto Rai 2. Quindi vale a dire, uno ha fatto l'1,81, l'uno ha fatto l'1,53 e l'altro il 3,3. Quindi immaginate, no? Non è facile questa avventura che ti dicono di Amadeus 9, eccetera. Portare quei canali a un certo livello ce ne vuole. Ma andiamo a quello che sicuramente ha colpito tutti. Le dichiarazioni di Vladimir Lussuria alla luce appunto di questo clamoroso e storico flop dell'isola dei famosi. Allora, vediamo che dice Lussuria. Dice: è pazzesco fare la diretta dell'isola dei famosi il giorno della finale di calcio. È evidente che qualcuno dall'alto ci sta sabotando, facendoci fare flop clamorosi di ascolti. L'isola non è mai andata così male nella sua storia. Lo dice Lussuria, che non è una che te le manda a dire, vuol dire, non è che si tiene dentro, cioè, abituata per quante ne ha sofferte, eccetera. Vorrei ricordare che la figuraccia non la sto facendo solo io, ma tutta Mediaset, soprattutto Canale 5. Il cambio di giorno mi fa capire che non vedono l'ora di chiuderci. Già si parla di un possibile ritorno di Ilary Blasi per la prossima edizione. A me questo non interessa nulla. Mi basta chiudere al più presto questa disavventura, la chiamo.
mi considerano, dice, mi considerano superata. No, stavo riflettendo un po' un attimo su quello che aveva detto. Mi considerano superata, eppure mi sono dovuta bere e ingoiare le accuse omofobe di Francesco Benigno per l'amore di Mediaset. Nessuno mi ha difeso da parte di Mediaset su quelle bruttissime accuse omofobe che ha fatto sui social Francesco Benigno nei miei confronti. Stavo leggendo quello per capire poi il significato. Per Silvio sembrava entusiasta della mia scelta, tanto che mi ha fatto partecipare al casting, alla scelta dei naufraghi dell'isola, dove sì, lì ho capito di aver fatto qualche errore. Quindi per Silvio, dammi una mano insieme agli autori a scegliere qualche nome. Io ho fatto qualche nome. Lì ho capito, dice Vladimir Lussuria, di aver commesso qualche errore. Tornassi indietro, non chiamerei qualcuno che mi ha profondamente deluso. Molto in mente si riferisce alla campionessa olimpica e di sciabola Valentina Vezzali. Secondo me si riferisce lì. In queste condizioni è impossibile lavorare. Tutto diventa difficile. Ti senti sulla brace pronta a cuocere. Non scelgo io i giorni in cui andare in onda. Qualcuno in alto dovrebbe assumersi le sue responsabilità per questo flop. Io sono di passaggio, loro i grandi restano, e si riferisce praticamente alla famiglia Berlusconi. Non so ancora il giorno della chiusura del programma. Viene cambiato in continuazione, lo cambiano sempre. Tanto è vero che immettono nuovi naufraghi senza dirmi nulla. Molto oggi ho sentito parlare, appunto per quanto riguarda la puntata di ieri, dello scontro che c'è stato tra Greta Zuccarello e Arthur Dainese, dove sono volate parole grosse e pesanti tra i due. Io avrei chiuso il collegamento, dice, lo avrei chiuso, anche perché si stava andando oltre. Gli autori invece mi hanno intimato e minacciato a continuare. Per una parola di troppo, ricordo ai capi di Mediaset, qualcuno molto in alto sempre, Crizia in Corbaglia, se voi ricordate bene, nel GF VIP di qualche anno fa, chiamò Buscetta un altro vippone, allora erano così, vippone, e fu cacciata dal programma, lo chiamò Buscetta, traditore, quindi, e fu mandata via dal programma. A questo, senza continuare, appunto con questo, appunto a questo punto, senza continuare con questo inutile stilicidio, a questo punto, dice Vladimir Lussuria, senza continuare con questo stilicidio e presa in giro, sarebbe giusto fissare il giorno della finale e chiudere il programma. Non so in futuro quali saranno i miei rapporti con Mediaset e so bene che questa intervista potrebbe dare fastidio, ma adesso basta, sono 11 settimane che sono sulla, ripeto, sono sulla brace. Se la colpa è tutta mia, il programma poteva essere chiuso molte puntate fa, invece si è voluto continuare sino alla fine. Voglio sapere il giorno della finale. Mi hanno fatto fuori da tutto praticamente. Questa, amici miei, è una delle, secondo me, interviste più belle, perché solamente una che fa parte della comunità LGBTQ, voglio dire, le può fare, che queste sono delle persone speciali, sono delle persone che hanno un cuore, che parlano con il cuore, quindi, e che le vanno a dire a Pier Silvio Berlusconi, perché Pier Silvio Berlusconi dice, prima io l'ho scelta, vi spiego perché l'ho scelta, io ho mandato a casa Ilary Blasi, poi torna indietro, dice, il prossimo anno tornerà Ilary Blasi, che intanto forse farà la TARP, ecco, vi dirò di più, se inizierà a settembre la TARP, la condurrà Ilary Blasi. Intanto Ilary Blasi quest'estate farà Vatti Live, quindi sarà in tutte le piazze, quindi con musica eccetera, insieme ad Alvin. Quindi Ilary Blasi
fatta fuori dall'isola. Alvin, fatto fuori dall'isola, li ha messi a Vattilal. Ma per i soldi, amici miei, si fa qualunque cosa. Dignità di queste persone, zero, zero. Io la vedo come Vladimir Ussuria, che ha avuto, scusatemi, le palle di dire quello che pensa. Se il programma sta andando male è perché ha cambiato in 11 puntate 6 volte il giorno. Prima andava in onda il lunedì, poi ci ha messo il martedì, mo andiamo in onda poi ci ha messo il mercoledì, poi siamo andati registrati. Addirittura, lei lo dice, poi ho fatto una sintesi, addirittura siamo andati registrati. Quindi, che significa? Che dovevamo aspettare, prima di fare la registrazione, che finisse la diretta, l'isola dei famosi spagnola, Supervivientes. Quindi dovevamo aspettare, poi registrare e mandare in onda una farsa, perché la registrazione è un conto. Diretta un'altra. Ieri eravamo in diretta e quindi non potevo dire in diretta che cosa pensavo della puntata, perché l'avrei detto in diretta queste cose. Invece mi sono stato zitto. E poi ritorna sulla questione Benigno, Francesco Benigno, il quale ne ha dette di tutti i colori a Vladimir Ussuria come se fosse lei la colpevole di tutto, quando invece lì chi comanda sono gli autori e il capo, quello che sta in alto. Vale a dire, Pessito Berlusconi. Amici miei, questo era il video di oggi. Se vi è piaciuto, come sempre, un bel segui per quanto riguarda i social. Iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube. Quindi il like, la campanellina per il appunto la no, notifica del appunto video pronto. E poi siamo presenti su, c'era anche la pagina Facebook Aquila Scoop, importantissima, e poi siamo presenti su tutti gli altri social. Amici miei, come dico sempre, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!